Ciao, ce le troviamo tra le mani quasi ogni giorno, ma senza dargli molto peso. Parliamo delle bottiglie d'acqua. Ma com'è che un bene naturale che scorre liberamente in natura, nel nostro immaginario, è diventato questo? Vediamolo insieme. La prima acqua minerale in bottiglia risale al 1853 e proviene da Spa, in Belgio, sede di una famosa sorgente termale, le cui acque, appunto, venivano vendute per le proprietà benefiche. Nel 1600 poi sono gli speziali e i droghieri, cioè gli antenati dei farmacisti, a prendere in mano il controllo e la vendita delle acque termali. Poi per tutto l'arco del 1700 nascono le prime fabbriche che producono bottiglie d'acqua in vetro. Ma è a partire dal XIX secolo, grazie al processo di carbonizzazione e alla produzione di acqua frizzante, che il mercato dell'acqua in bottiglia comincia a salire. Pensate che è proprio in questo secolo che nasce una delle più famose e storiche acque in bottiglia italiane, cioè la San Pellegrino. A quest'epoca però l'acqua imbottigliata viene ancora vista come uno status symbol, roba da ricchi. Però viene anche utilizzata per prevenire il diffondersi di malattie come il tifo o il colera. Ma a partire dal 1900 le acque del rubinetto diventano sempre più sicure, perché si investe molto di più nella rete idrica e nel processo di clorazione dell'acqua, che serve appunto a sterilizzarla. E questo porta ad una crisi nel mercato delle bottiglie d'acqua. A questo punto però succede un leggero casino, ovvero la Seconda Guerra Mondiale, che vedrà un incremento negli investimenti e nella produzione di materie plastiche. Poi, finita la guerra, questa grande industria plastica deve trovare un modo di riconvertirsi. E il risultato è l'enorme diffusione delle materie plastiche in tutti i settori produttivi, vista la sua versatilità. Negli anni 70 cominciano a circolare e diffondersi nuovamente le bottiglie di plastica in PET, e questo rende l'acqua in bottiglia nuovamente economica. È così che arriviamo ai giorni nostri, dove il mercato dell'acqua minerale in bottiglia raggiunge cifre pari a circa 150-155 miliardi di dollari all'anno. E voi che ne pensate? È un male assoluto da condannare? Oppure è un mezzo necessario per portare l'acqua pulita e potabile in alcune parti del mondo? Fatemelo sapere.